E all'improvviso si scoperchia il vaso di Pandora in casa Rossonera col primo turno di coppa che lascia spazio ad un sorprendente ribaltone tecnico. L'allenatore Alessandro del Grosso, dopo due anni al comando e successi a ripetizione, in pratica si è vinto tutto, lascia la panchina proprio al debutto in una competizione ufficiale e quattro giorni dopo la presentazione ufficiale della squadra a Palazzo Città. Nell'occasione era stata ribadita la volontà di recitare un ruolo da protagonisti, ma l'aria era tesa e tra presidente e allenatore pochi sguardi, pochi convenevoli, una certa freddezza, insomma. All'origine del divorzio pare dissapori sulla campagna acquisti, possibili divergenze di natura economica, qualche promessa non mantenuta, altre questioni che sinora non è dato conoscere. Rapporti insomma tra Del Grosso e De Vincentis da tempo. Logorati, nonostante all'esterno il progetto rossonero sembrasse animato dalla più promettente armonia, da valutare anche il ruolo di Francesco Di Gennaro, promosso vice allenatore al fianco di Del Grosso nella presentazione, nel suo primo anno da ex calciatore, una scelta condivisa dal mister, anzi ora ex allenatore. E così la partita di Cupello è passata inevitabilmente in secondo piano. Il Lanciano, comunque, vince per 2-0, grazie a Quintiliani e Polisena. Sulla panchina rossonera è stato Giuseppe Di Pasquale a dare le indicazioni, dirigente e allenatore della scuola calcio. Ma adesso il futuro parla dell'imminente annuncio di un nuovo allenatore. Tranne colpi di scena, panchina lancianese che sarà affidata ad Alessandro Lucarelli, 46 anni, originario di Avezzano, ottimo profilo, uomo esperto e benvoluto. L'anno scorso Lucarelli ha vinto il campionato di eccellenza con il Chieti, mentre nella stagione 2014-2015 aveva riportato in Serie D l'Avezzano che poi ha anche allenato in quella categoria. Il popolo rossonero resta comunque basito dopo due anni di trionfi e alla vigilia del campionato di eccellenza mai si sarebbe immaginata una crisi tecnica la prima del nuovo corso. E nel concitato weekend altri nomi sono stati fatti. Si è parlato di Colavitto, effettivamente l'allenatore lancianese è stato contattato ma gentilmente non si è reso a disposizione del progetto rossonero. Si è parlato anche di Gelsi, ma in pole, ed è quasi fatta, arriverà Alessandro Lucarelli.